in questo numero di Turismo Magazine. 75 milioni per i siti UNESCO. Aumentano i visitatori olandesi in Italia. La generazione Z e i millennials scelgono le mete sui social. Il Ministero del Turismo ha approvato 58 progetti definitivi che coinvolgono oltre 250 comuni in 16 regioni nell'ambito del fondo da 75 milioni per la valorizzazione dei siti patrimonio UNESCO. Lo stanziamento è finalizzato al finanziamento dei progetti da parte dei comuni per la realizzazione di strumenti di valorizzazione e promozione turistica digitale, nonché di itinerari turistici. Attività di marketing ed eventi, opere di carattere edilizio, strutturale, impiantistico o allestimenti su siti culturali. Saranno realizzati oltre 470 interventi. Il ministro del turismo Daniela Santanchè sottolinea come il fondo sia un importante strumento per potenziare uno dei fiori all'occhiello dell'ecosistema turistico italiano. Con oltre 142 milioni di presenze e una spesa superiore ai 12 miliardi di euro, il settore culturale è un vero e proprio traino per il comparto. E non potrebbe essere altrimenti, considerando i 59 siti patrimonio dell'umanità UNESCO e i 495 borghi certificati. In questo modo si rafforza il supporto al tessuto territoriale italiano e si dà continuità alle azioni messe in campo per la valorizzazione dei territori. Nel 2023 i passeggeri aerei provenienti dai Paesi Bassi in Italia sono aumentati del 20%. Il dato è stato diffuso dall'ENIT in occasione del Vacancy Burst, fiera internazionale, leisure e outdoor. La concentrazione maggiore degli arrivi si verifica a giugno e ottobre, quando sfiora l'11%. La durata media del soggiorno è di 4 notti, che nel 13% dei casi si prolunga fino a una settimana. Le rotte principali coinvolgono gli aeroporti di Amsterdam, Roma, Fiumicino, Milano Linate e Venezia. Il desiderio principale è quello di fare una vacanza culturale, seguita da un soggiorno al lago, al mare e in montagna. Le mete preferite: Roma, Toscana, Milano, Firenze, Venezia, Lago di Garda, Sicilia. Il 55% degli olandesi è già stato in Italia 3 volte. Negli esercizi ricettivi italiani i pernottamenti degli olandesi aumentano del 42% nel 2022 sul 2021 e del 4% rispetto al 2019. Nelle strutture ricettive extra alberghiere si rileva circa il 70% delle presenze. Nel complesso gli olandesi che viaggiano in Italia nel 2022 spendono circa 2 miliardi, di cui il 76% per vacanza e l'8% per la visita di parenti e famiglia. Anche in questo ambito le località balneari, quelle lacuali, le città d'arte e la montagna sono tra le mete più gettonate. Il numero di viaggiatori del 2024 sarà superiore a quello del 2023. Secondo i dati dell'Osservatorio Turismo Visit Italy, il 61% degli intervistati della generazione Z e millennials afferma di essersi lasciato influenzare dai social e aver scelto una meta dopo aver visto una bella foto o video. L'Italia si posiziona al 5° posto tra le destinazioni più scelte al mondo. I dati confermano un nuovo trend: le persone pianificano i viaggi con maggiore anticipo. I viaggi a breve termine si organizzano con 29 giorni di anticipo prima della partenza effettiva. Per quelli a lungo termine, invece, la finestra di prenotazione arriva a un minimo di 90 giorni. Il 43% impiega anche più di 3 mesi. Questi dati raccontano una nuova abitudine emergente tra i viaggiatori. Più le destinazioni sono distanti e più si cerca di pianificare l'esperienza di viaggio in maniera anticipata. Per gli arrivi in Italia, l'inizio del 2024 si preannuncia molto dinamico. Sebbene i viaggiatori tedeschi restino al 1° posto, c'è un lieve calo dell'1,7%. Gli americani si confermano al 2° posto, con un aumento del 5,3%. Anche dal Regno Unito e Francia vi è un buon incremento, rispettivamente del 7,5% e del 6,9%.